La Corte d'Appello di Lecce ha confermato il diritto di Legambiente ad ottenere un risarcimento di 30.000 euro da Fabio Riva nella qualità di erede di Emilio Riva, patron di Ilva SPA, e da Luigi Capogrosso, ex direttore dello stabilimento siderurgico di Taranto. È stato infatti rigettato l'appello proposto da Riva e Capogrosso avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che li aveva condannati al risarcimento dei danni in favore di Legambiente, difesa dall'avvocato Massimo Moretti. Il giudizio e la sentenza di condanna del Tribunale civile si erano resi necessari per quantificare il danno riconosciuto nel procedimento penale concluso in Corte di Cassazione con sentenza conclusiva del 2010, che riconosceva il diritto di Legambiente, costituita parte civile con l'avvocato Eligio Curci, al risarcimento del danno. Il procedimento penale in questione si riferiva al reato di getto pericoloso di cose per il periodo compreso tra la fine degli anni 90 e la data di sentenza di primo grado del 2007, connesso alla produzione industriale dell'Ilva. Questo processo nasce da una battaglia quarantennale che Legambiente conduce contro l'inquinamento a Taranto, l'inquinamento dell'Ilva. Questa sentenza della Corte d'Appello è una sentenza importante perché conferma la sentenza del Tribunale di Taranto, che già costituisce un precedente importante per la quantificazione del danno delle associazioni ambientaliste. Ora occorrerà attendere la pronuncia della Cassazione, considerato che i legali di Riva e Capogrosso hanno già preannunciato ricorso.